Allora invece siamo in compagnia di Fabio Coroversi, il batterista dei Mattia Bazar. Ciao, ciao a tutti. Ciao, buonasera e benvenuto su Radio Beat Music in Italiano di Musica, come va? Bene, va molto bene, è un periodo molto positivo. I Mattia Bazar sono riemersi dal tepore di questi due anni che purtroppo ha colpito con un brutto evento che è stato la perdita del nostro batterista. Però adesso ci siamo rigenerati, per cui è un ottimo momento con un singolo che è in rotazione in radio, che precede l'uscita dell'album che poi sarà questo fine di primavera. Per cui singolo verso il punto più alto, sì. Esatto. Che possiamo dire che può dare appunto spunto a questi due anni di assenza, diciamo, del mercato musicale. Verso il punto più alto comunque è una, diciamo, il testo racconta visto da una donna in questo senso, perché è Luna Drasunieri che ha scritto il testo, racconta un po' di un'emancipazione in amore, per cui io cerco di andare verso il punto più alto, tu non sai cosa ti sei perso e brucia dentro il tuo fuoco, questo è il sunto. E come hai detto prima, state già lavorando al nuovo album, puoi dire qualcosa oppure no? Ma guarda, il nuovo album è praticamente, come si dice, quasi cotto. È un album che è a metà tra rivisitazioni di pezzi famosi nostri, tipo Vacanze Romane, tipo Ti Sento, e con un insieme di altre canzoni che sono la produzione nuova che stiamo facendo ovviamente con questa nuova line-up. E tutte le vostre informazioni dove si possono trovare o seguire? Guarda, noi abbiamo il nostro sito che è www.mattiabazzaroofficial.com e da lì potete trovare qualunque cosa riguardi da oggi in poi e anche da ieri in Mattia Bazar. E allora, visto che adesso ci andiamo ad ascoltare appunto il vostro nuovo brano, ti va di farti proprio tu il lancio radiofonico? Ma certo, verso il punto più alto, Mattia Bazar 2018. E questo appunto era verso il punto più alto dei Mattia Bazar, ti va di presentarti appunto alla nuova band appunto dei Mattia Bazar? Esatto, guarda, te la presento subito. I Mattia Bazar, come all'origine, sono ritornati a essere cinque. Ci sono io, che sono Fabio Perversi, Fiamma Cardani è la nuova batterista, Paola Zadra è la bassista, Piero Marras è il chitarrista e Luna Dragonieri è la nuova cantante. Per cui cinque baldi ragazzi e ragazze. E appunto, come hai detto prima, tutte le vostre informazioni della band si possono seguire sui social e sul vostro sito. Esattamente, sia su mattiabazzaroofficial.com e sia anche in Facebook e Instagram con lo stesso nome, Mattia Bazar Official. Ma prima di concludere ti chiedo, da dove è nata la forza di riprendere proprio da capo il progetto Mattia Bazar? Ma è nata da una promessa fatta a Giancarlo, con Giancarlo, sia Giancarlo che Piero mi davano come giusto erede da portare appunto avanti questa storia, perché a livello di carta d'identità ero il più giovane, per cui hanno voluto farmi, diciamo, passarmi questo scettro del comando, per cui io mi sono fatto carico di oneri e onori e cercherò, mantenendo tutto quello che è rispetto per il passato, per la storia dei Mattia Bazar, cercherò e cercheremo di dare qualche contributo in più per far sì che questa storia continui a esistere per altri 40 di anni. E davvero, ultima domanda, ti chiedo cosa ne pensi appunto del panorama di oggi della musica italiana, visto che Mattia Bazar erano presenti in un altro periodo storico, diciamo. Certo, beh, in questo momento storico musicale posso dirti che c'è veramente tanta confusione. Non ci sono più i giusti valori per far sì che la musica sia anche commercializzata e commercializzabile all'estero. Noi siamo famosi in tutto il mondo, noi come artisti italiani, per la melodia. Purtroppo in questo momento stiamo dando spazio, con tutto rispetto, ma a troppi rapper, secondo me, che non è
voglio dire, non è una delle musiche che noi abbiamo nel nostro DNA. Per cui se tu fai un'analisi, quanta musica riusciamo a esportare in questo momento? Penso poca. Come mai? Per questo motivo. E più che altro anche la produzione di molta musica inglese, dagli italiani. Sì. Esatto, 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 esattamente. Devo dire che comunque, sai, sono momenti ciclici, come sono i momenti ciclici della moda. Un po' di tempo fa è ritornata, per esempio, il pantalone nella zampa d'elefante, che è una roba che si usava negli anni 60. Speriamo che anche ciclicamente la musica ritorni a dei fasti un pochino più degni di rappresentanza anche nel mondo. Beh, certo, ovviamente. Io invece per il momento ti ringrazio. Figurati. Grazie a te. Prossima. E alla prossima, spero presto. Un abbraccio a tutti voi.